e insieme Pesaola e Vinicio compiono imprese strabilianti. Anche se la squadra non riesce a restare a lungo in testa alla classifica, grandi emozioni si offrono ai tifosi. Una per tutte, la duplice vittoria contro la Juventus di Charles, Sivori e Boniperti a novembre del 57 e aprile del 58. È stata consegnata alla storia degli archivi calcistici con un 3-1 nello stadio di Torino e un 4-3 nel ritorno al Vomero. La folla strabocchevole si assiepa intorno al terreno di gioco. Achille Lauro celebra così il suo trionfo anche sotto il profilo calcistico. Ma proprio mentre la sua campagna elettorale si tinge di azzurro, i galoppini da Napoli alla Sicilia indossano magliette azzurre, come quelle della squadra. Comincia l'inesorabile calo comunale, costretto a lasciare il seggio più ampio del Consiglio Comunale, come il politico della panchina Amadeo Amadei era stato costretto a lasciare la guida della squadra ad Annibale Frossi per riprenderla di lì a poco. Intorno alla squadra e alla società si sviluppano trame più o meno occulte. I riflessi coinvolgono anche i tifosi, che pur non nascondendo ira e rabbia, continuano ad affollare gli spalti, sostengono la squadra tanto che il gol diventa troppo piccolo.